Allora, premesso che intervistare il giornalista Maurizio Costanzo è come per un idraulico riparare i rubinetti a Nettuno, lei ha scoperto Paolo Villaggio e la cosa più importante probabilmente del lavoro fatto insieme e anche di quello che ha fatto Paolo Villaggio è Gian Domenico Fracchia, che scriveste per la Rai, una serie televisiva negli anni 70. E in cui il personaggio di Gian Domenico Fracchia, a differenza delle versioni cinematografiche, ha un aspetto onirico, surreale e anche poetico particolare. Come ricorda il lavoro autorale? Ma il lavoro autorale con Paolo era molto bello, molto vivo. In realtà Fracchia nasce da Umberto Simonetta, da me e da Paolo Villaggio. Lui ce l'aveva fatto vedere, però poi abbiamo creato la poltrona, Agus, eccetera, tutta la costruzione. Facemmo quattro sabato sera con la regia di Antonello Falqui. Paolo, io lo trovai su segnalazione di Squarzina, Udivo, Chiesa, non mi ricordo, in un piccolo spazio teatrale a Genova. Io avevo un cabaret a Roma, lo portai a Roma. A Roma lo videro alcuni dirigenti Rai di allora e lui fu chiamato a fare la domenica pomeriggio a Milano. E poi l'anno dopo è Domenica ma senza impegno, prima lui ha fatto Kranz, Fantozzi, eccetera, e poi nacque Fracchi. A proposito di quelli della domenica, lei ebbe qualche remore a portare Villaggio da Genova, da un contesto cabarettistico genovese, allo scenario televisivo Rai? Cioè aveva paura fosse potesse essere troppo trasgressivo No, no, quello o no, non capito? sinceramente no, perché è una decisione che prendemmo insieme. E lui mi disse: ci vado, vieni pure te, e andai pure io, infatti. Quindi facevo l'autore del programma, uno degli autori, quindi facevamo su e giù con Roma, ecco. Una delle puntate più importanti, probabilmente, della sua trasmissione più nota è stata quella dedicata a Paolo Villaggio nel 95, in cui in tutta la prima parte lei intervistò proprio Fantozzi con tutti gli elementi della famiglia e nella seconda parte parlò con Paolo Villaggio ricordando anche il trentennale rapporto. Sì, e poi E però quando è venuto a mancare io feci una puntata dove venne il figlio Piero, non mi ricordo. cinque anni dopo, un lustro dopo, lei divenne direttore di Canale 5 e tra le sue opere ci fu anche quella di chiamare ad esempio Vittorio Gassman a rifare Il Sì, Mattatore. certo. Provò a scritturare anche Paolo Villaggio, ci pensò da direttore No, di rete? perché era entrato già in una fase un po' di depressione, perché poi Paolo sì, sarà morto di diabete, ma non è morto di malinconia, di depressione, perché lui non lavorava più, insomma, non era. Io ho sempre pensato questo. Lei è stato anche regista cinematografico di Melodrammore e sceneggiatore appunto con Pupi Avati e poi Ridi, recentemente anche vabbè, Per sempre. Aveva mai pensato di chiamare Villaggio nel film che ha fatto da regista, Melodrammore, e la seconda domanda, di scrivere dei film per Villaggio o chiamarlo no, nei film no, che ha avrei scritto? voluto. Il villaggio c'era il suo nucleo, Neri Parenti, eccetera. Prima anch'io ho fatto un solo film come regista e quindi nacque con l'idea di Montesano, quindi che ci fosse Montesano. E non ha mai pensato di scrivere altri No, film sinceramente no. per Paolo Villaggio. L'ultima domanda è quale pensa che sia la cifra satirica di Paolo Villaggio ancora attuale? Molto alta. Non c'è un altro Fantozzi, come non c'è un altro Fracchia. Non è un caso che i libri di Villaggio su Fantozzi sono stati tradotti in tutto il mondo, quindi c'è una universalità che
No, non ci può essere. C'è quello e sono stato fortunato io a incontrarlo. Grazie. A lei.